Amici sportivi, appassionati di pallamano, bentornati, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività della squadra federale Campus Italia qui a Chieti, al Centro Tecnico Federale di Chieti, la Casa della Pallamano che dà il nome anche alla nostra trasmissione. È un grande piacere dare il nostro benvenuto in questa nuova puntata al presidente federale della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria. Benvenuto presidente. Buonasera, grazie dell'invito. Presidente, è un invito non casuale perché siamo sul finire d'anno e quasi un anno fa, era dicembre del 2020, nasceva l'idea, l'iniziativa del Centro Tecnico Federale a Chieti, della Casa della Pallamano, che prendeva pian piano forma, il lancio con il primo Supercoppa Day in diretta su Sky Sport. Poi però di cose ne sono successe, il progetto si è evoluto, sta andando avanti. A che punto siamo? Perché dopo un anno si può tracciare un primo bilancio. Ma sicuramente siamo a un discreto punto, perché all'interno della Casa della Pallamano oggi c'è una squadra federale che si allena quotidianamente, ci sono 18 giovani ragazzi selezionati sul territorio nazionale che costituiscono l'ossatura della nazionale Under 18 che parteciperà ai prossimi europei Elite in estate, quindi un bel passo è stato fatto in avanti rispetto ad un anno fa. Siamo a un buon punto perché abbiamo anche realizzato una serie di interventi sulla struttura in base al piano di attività e di lavori che avevamo concordato con il Comune di Chieti, e quindi abbiamo dato un po' una rinfrescata sia alle zone interne che agli esterni. Abbiamo creato il format interno con una linea grafica comune che tra l'altro è stata molto apprezzata, e anche gli ospiti israeliani, ecco, di questi giorni ci hanno fatto tanti complimenti, non solo chiaramente per questi aspetti esteriori ma anche per gli aspetti concreti di funzionalità dell'impianto, per la palestra attrezzi che è presente all'interno, per gli spogliatoi, per il campo di gioco, insomma per l'organizzazione anche che siamo in grado ora di mettere col nostro staff in campo. Abbiamo fatto una serie di eventi in questo anno, tutti gli eventi finali della stagione scorsa, dai playoff di A2, le finali giovanili, ma anche partite della nazionale. Insomma, abbiamo sviluppato l'attività formativa per i tecnici, l'attività del campus estivo per tutti gli atleti della filiera delle squadre giovanili, sia maschili che femminili. Penso che in questo anno l'impianto abbia lavorato a pieno regime 365 giorni e quindi di strada ne abbiamo fatta. È stato un anno sicuramente intenso, il presidente federale ci ha anticipato già molti dei temi che vediamo nel servizio che fa il punto su quello che è accaduto e su quello che dovrà accadere, sull'impatto del Centro Tecnico Federale La Casa della Pallamano nella nostra regione. Vediamo. Eventi internazionali e nazionali, la ribalta televisiva a più riprese, una squadra federale in pianta stabile, decine e decine di appuntamenti in grado di accendere i riflettori sull'Abruzzo e sulla città di Chieti. Questo e molto altro è stata nel suo primo anno di vita la Casa della Pallamano, il centro tecnico federale che la FIGH, la Federazione Handball, ha creato nel dicembre 2020. L'inaugurazione dello scorso 3 settembre alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò era servita ad accendere i riflettori su un progetto ambizioso e che ha saputo correre veloce in un periodo in cui questo era tutt'altro che cosa scontata. Nell'anno della pandemia la Federazione Italiana ha spinto sull'acceleratore avviando prima di tutto un'opera di restyling e ammodernamento in grado di cambiare letteralmente il volto della struttura situata a Chieti Scalo. Una casa però ha bisogno di chi sappia renderla luogo accogliente e vissuto, e allora via agli eventi, a partire dalla Supercoppa Day del dicembre 2020, quando la Casa della Pallamano si era mostrata per la prima volta davanti alle telecamere di Sky Sport. A quell'appuntamento hanno fatto seguito le gare della nazionale maschile nelle qualificazioni europee, le finals promozione di Serie A2 e tutte le finals giovanili. Eventi questi in grado di portare centinaia e centinaia di atlete e atleti sul territorio, garantendo un indotto turistico che ha toccato quota 1 milione di euro. Di atleti parla anche il progetto forse ancor più ambizioso lanciato dalla federazione, quello del Campus Italia, ovvero la squadra federale che ha incluso al suo interno 18 dei migliori talenti di 16 e 17 anni iscritti al campus
campionato di Serie A 2 è ossatura della nazionale Under 18 che in estate giocherà in Montenegro gli europei con l'obiettivo di mantenere l'Italia nell'elite europea e il sogno di volare ai mondiali di categoria. Gli appuntamenti non mancheranno nemmeno nei prossimi mesi. A dicembre l'Italia senior tornerà a Chieti e qui preparerà le sue qualificazioni ai mondiali affrontando il Belgio in amichevole e in diretta televisiva. Molto della pallamano italiana, come probabilmente mai era accaduto, passa proprio dall'Abruzzo. Ecco Presidente, guardandosi alle spalle, lo dicevamo nel servizio, un progetto che ha saputo correre veloce perché è nato in pochissime settimane, direi non mesi, poi da quando si è deciso comunque di partire tutto è accaduto in un periodo in cui era tutt'altro che scontato, ma non solo per la situazione contingente complessiva ma anche per quello che succedeva all'interno della federazione, perché la federazione ha aiutato concretamente tutti i club d'Italia e nel frattempo portava avanti l'attività del centro tecnico federale. Sì, sì, è stato un momento veramente particolare e ci siamo messi a capofitto in questa avventura. Avevamo, diciamo, nel 2020 la problematica della pandemia. Questo in realtà, diciamo paradossalmente, ci ha un attimo aiutato anche, perché essendo saltati una serie di impegni, si sono liberate delle risorse economiche che poi chiaramente nel prosieguo dovevano essere ricostituite, chiaramente, perché molti appuntamenti sono stati spostati nel tempo, alcuni sì sono andati anche annullati, però ecco, diciamo che il peso dell'attività normale nel 2020 è risultato un po' meno pressante. Quindi in questo periodo siamo riusciti a iniziare l'attività per portare avanti il discorso della Casa della Pallamano. Abbiamo dovuto anche intervenire per sostenere le società in una fase molto delicata della loro vita per le ragioni che tutte conosciamo, quindi abbiamo messo in campo anche un intervento consistente che si è tradotto nella formula tasse federali zero per tutto il periodo del 2020, ma anche per un pezzo di questa stagione 2021-22, cioè soprattutto per le attività giovanili regionali e nazionali, e quindi è stato un periodo di grande intensità di lavoro. Però noi credevamo in questo progetto e volevamo assolutamente cogliere l'opportunità che c'era stata prospettata qui a Chieti e dal rapporto con il Comune e dalla presenza di questa struttura. E quindi abbiamo moltiplicato gli sforzi per chiaramente portare avanti il tutto. Ad Andrea Di Fabio, che ci assiste come sempre dalla regia, chiedo la cortesia di mostrarci anche le fotografie che riguardano i ragazzi del Campus Italia. Perché? Intanto perché è un altro progetto che si è aggiunto poi al Centro Tecnico Federale, alla Casa della Pallamano, ovvero la costituzione di questa squadra federale. Questi sono scatti peraltro realizzati proprio all'interno del comune di Chieti, all'interno dei luoghi storici, no? del comune e della cittadina di Chieti. Questo per riprendere il titolo anche dell'inaugurazione dello scorso 3 settembre dell'Open Day federale, ovvero la Casa della Pallamano nel sistema territoriale, perché è chiaro, è un progetto nazionale sia quello della Casa della Pallamano sia quello del Campus Italia, ma che si inserisce poi in un contesto sociale, in un tessuto economico ben preciso che è quello della Regione Abruzzo e della città di Chieti. Sì, sicuramente noi abbiamo voluto sottolineare in occasione dell'evento del 3 settembre, tra l'altro io nell'elencazione di tutte le attività l'avevo bypassato, dimenticato, ma forse anche qualcos'altro ho dimenticato, gli europei femminili under 19 di luglio scorso, quindi tantissime cose sono state fatte, quindi non è stato nemmeno semplice tenerle tutte quante a mente in un intervento breve. La cosa che abbiamo voluto sottolineare in quell'occasione è che un progetto del genere ha una ragione di esistere e di essere portato avanti se si inserisce a pieno titolo nel tessuto territoriale di riferimento, perché un progetto del genere non può
andare nella, in una direzione di non coinvolgimento del territorio, sia dal punto di vista sportivo, perché deve essere il moltiplicatore della diffusione dell'attività sportiva sul territorio. Cioè, se noi facciamo la casa della pallamano, però poi non riusciamo a penetrare nelle scuole, a allargare la base di partecipazione nella città di Chieti e nelle zone limitrofe, in più in generale nella regione Abruzzo, se facciamo il progetto della casa della pallamano e non riusciamo a interloquire con gli enti che amministrano il territorio, con il comune in primis, con la regione, ma anche con le forze economiche e imprenditoriali, diciamo, creiamo una classica cattedrale nel deserto che poi andrà facilmente e rapidamente in rovina, perché non avendo contatti con il tessuto di riferimento, la sua attività diventerà in breve tempo asfittica. Quindi il progetto era proprio improntato su questo concetto. Un investimento all'interno di un sistema territoriale e in maniera coordinata con il sistema territoriale. Il primo anno in questo senso probabilmente è stato anche di start-up, se vogliamo, ma come sta andando? Cioè, quali sono poi i prossimi passi anche? Sta andando sicuramente bene, il rapporto con le istituzioni è continuo e costante. Ora stiamo riaprendo anche una serie di contatti che avevamo per l'appunto messo in campo in occasione della giornata di inaugurazione con le forze economico e imprenditoriali. Stiamo sviluppando il discorso in maniera molto rapida e produttiva con l'Università d'Annunzio. Questo l'avevo dimenticato nel citare prima, insomma, gli interlocutori del territorio. L'Università d'Annunzio è fondamentale, il rapporto con l'elemento universitario. Quindi sta andando bene, sta progredendo, di giorno in giorno si aggiungono dei mattoni alla costruzione, e chiaramente questa è un'attività che ha bisogno di una manutenzione continua e di un'applicazione costante nel tempo, ma del resto anche il progetto ha un respiro di medio periodo, quindi non è nella logica delle cose. Insomma. Assolutamente sì. Nel frattempo, come avete potuto vedere, gli eventi si susseguono. In questi giorni la Nazionale Under 18, composta per gran parte dai ragazzi della squadra federale Campus Italia, ha affrontato in due amichevoli Israele, una vittoria per parte contro la formazione coetanea, appunto, Under 18 israeliana. Nel frattempo proprio la squadra federale, proprio il Campus Italia, prepara, dopo la vittoria in casa della Hogan Pescara nel turno scorso, l'11° appuntamento del campionato di Serie 2, trasferta sul campo della Modula Casalgrande, formazione emiliana, nella provincia di Reggio Emilia. Allora ascoltiamo le parole di Riccardo Trellini nell'intervista confezionata da Gianni Lombardi. Bene, allora innanzitutto abbiamo fatto tre partite con l'Israele, una con il Campus, persa di 2, una vinta di 2 e una persa di 1. Abbiamo fatto 4 allenamenti, ancora domani faremo qualcosa a livello tattico, giustamente per cercare di integrare Stojanovic, Urbaz, Strasser e tutti gli altri, Gian Bartolomei, che non sono con il Campus, per cui dovrebbero prima possibile entrare nel gioco. Abbiamo una fortuna che con il Campus abbiamo la possibilità di lavorare tutti i giorni sugli aspetti tecnici, perché credo che in questo momento dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato troppo, ma questo si può ovviare con il lavoro e quindi sono molto fiducioso. L'altro aspetto è la cura dei portieri, perché abbiamo visto oggi che l'Israele deve moltissimo ai loro portieri, ai loro due portieri, e a livello internazionale questo è fondamentale. Parlando invece di Campus, domenica è arrivata una vittoria importante contro Pescara, e invece questo fine settimana c'è il Casalgrande. Che tipo di partita si aspetta a livello anche di crescita della squadra? Stiamo crescendo, e a Pescara è stato un risultato importante, perché ci ha fatto capire che
Giocando così possiamo vincere anche con chi sta sopra di noi in classifica, per cui dobbiamo andare con la testa a casa grande, provare a vincere, al di là del che noi dobbiamo sempre farlo, perché bisogna insegnare ai ragazzi la mentalità di sempre vincere con qualsiasi squadra. Però sono fiducioso perché il campus ha migliorato tantissimo il gioco e comincia a eliminare le ingenuità. Non si possono eliminare in un batter d'occhio, ma sicuramente siamo migliorati, per cui sono fiducioso. Presidente, abbiamo parlato di aspetti strategici, insomma, riguardanti la federazione, ma chi la conosce sa bene quanto le piace poi la pallamano sul campo. Che cosa ci hanno detto da settembre a oggi questo periodo di lavoro del Campus Italia, e ha assistito anche all'amichevole contro Israele, quella giocata nei giorni scorsi, la seconda amichevole. Che cosa ci ha detto anche in questo senso una nazionale dove non ci sono solo i ragazzi del campus, ma ci sono altri ragazzi che poi provengono dai club di tutta Italia? L'amichevole con Israele, le amichevoli con Israele, una vi ho assistito personalmente, l'altra l'ho vista diciamo in video, ci hanno detto che comunque il processo di integrazione dei ragazzi del campus, come diceva giustamente il direttore tecnico, con quelli provenienti dai club è ancora in itinere, ci vorrà un po' di tempo, sicuramente sarà è da perfezionare, sarà perfezionato in prossimità degli impegni ufficiali. Noi abbiamo l'impegno ufficiale quest'estate, ad agosto addirittura, con la nazionale Under 18, e quindi da fine stagione di attività dei club, fine maggio, inizio giugno, e quell'appuntamento alla Casa della Pallamano di Chieti ci sarà grande fermento, soprattutto per questa nazionale e per quella Under 20, che a luglio invece farà l'altro europeo di categoria, allo stesso modo per tentare la qualificazione ai mondiali dell'anno successivo. Per quanto riguarda invece la crescita dei ragazzi del campus, ci aspettavamo questo fondamentalmente, una prima fase in cui bisognava anche guardare all'ambientamento e alla crescita individuale dei singoli, e che pian piano la squadra avrebbe preso una sua configurazione, che mi sembra che di sabato in sabato stia prendendo forma e migliorando. Il palcoscenico dei ragazzi del Campus Italia è proprio quello della Serie A2, allora di Serie A2 maschile e femminile, e anche di Serie B, di pallamano abruzzese, parliamo nella seconda parte della Casa della Pallamano. Adesso ci fermiamo e poi torniamo tra poco. Continua a vincere la Lions Teramo nel girone B della Serie A2 maschile, ottava vittoria consecutiva per la formazione allenata da Marcello Fonti, quarto passo falso invece messo in fila da Laugan Pescara, superata proprio dai ragazzi del Campus Italia. Facciamo il punto nel servizio. Subire sempre meno, segnare tanto. La stella della Lions Teramo nel girone B della Serie A2 maschile risplende ancora. Ottava vittoria consecutiva per i biancorossi, ancora difesa meno battuta del raggruppamento e in vena di gol nel largo successo di sabato scorso contro la Modula Casalgrande. Alla pala San Nicolò, Emiliani liquidati con un largo 39-25 in cui spicca il mancino Alessandro Murri, origini aquilane e teramano di adozione. Per lui 11 marcature utili per aiutare i Lions a dilagare gara nella ripresa dopo un primo tempo chiuso in vantaggio sul 15-13. Non sa più vincere invece la Laugan Pescara, quarta sconfitta filata per i biancazzurri, la terza stagionale in casa, a passare alla pala Giovanni Paolo II e la squadra federale del Campus Italia. Anche in questo caso sfida dai tanti gol. Non bastano agli adriatici i 10 del solito Roberto Pieragostino, perché la selezione di talenti guidati da Riccardo Trillini passa sulla 35-30. Pescara scivola così in sesta posizione, appaiata alla Chiaravalle
Valle, prossima avversaria riservata dal calendario ai ragazzi allenati da Michele Mastrangelo. Nel weekend torna anche la Serie A2 femminile, la nuova Handball Teramo riparte dal primato in classifica con 3 vittorie su altrettante uscite stagionali. Sabato, trasferta dedicata sul campo della Licata, formazione siciliana proveniente dalla cittadina di Licata. 2 punti in cascina fin qui per le isolane. Teramo riparte da un organico costruito per puntare ai playoff e cerca il colpaccio esterno. Continua dunque la marcia della Lions Teramo, sempre più in zone nobili della classifica, vicina al duo di testa formato da Cingoli e Romagna. Presidente, è il girone del Campus Italia ed è un girone che si sta rivelando molto combattuto, con squadre che possono, tante squadre, diverse squadre che possono ambire a posizioni importanti. Soprattutto Teramo sta facendo bene come abruzzese, ma le faccio una domanda collegata chiaramente al Campus Italia, perché non lo so, ce lo aspettavamo un girone B così combattuto anche in relazione poi alla crescita che sta palesando la squadra federale? Ma io personalmente sì, perché il girone B anche l'anno scorso è stato abbastanza valido e combattuto. Del resto le due squadre che hanno vinto la Serie A2 e che sono state promosse nella massima serie provengono dal girone B, sono le due squadre emiliane del Carpi e del Rubiera. Probabilmente quest'anno rispetto all'anno scorso è ancora più compattato il gruppo e quindi c'è ancora maggiore concorrenza, le squadre sono più vicine l'una all'altra come valori tecnici, fermo restando che mi sembra che il campionato stia dando già delle risultanze abbastanza precise, con il Cingoli, con il Romagna davanti a tutti e con la Lions Teramo che sembra voglia staccarsi dal gruppone per fare corsa di testa. E quindi è un bel girone, è un girone che aiuterà moltissimo la crescita del Campus Italia. Mi fa molto piacere che i ragazzi stiano iniziando a giocare le partite con un maggiore adattamento alla categoria e al tipo di gioco che si fa in questi campionati. Non dimentichiamo che molti di loro giocavano solo le giovanili l'anno scorso, quindi il salto non è stato di poco conto. E tra l'altro il percorso poi è piuttosto complesso per chi come Teramo può ambire alle prime due posizioni, perché le prime due dei 3 gironi di Serie A2 accedono poi alle finals per la promozione nella massima serie. Andiamo a vedere, proprio a parlare, ascoltare le parole di uno dei protagonisti della Lions Teramo, l'estremo difensore Pierluigi Di Marcello, intervistato dal nostro Gianni Lombardi. L'appetito viene mangiando, quindi è giusto continuare a sperare, perché è una squadra che ha inanellato 8 vittorie consecutive e non è per caso. È una squadra che ha un ottimo mix tra giocatori esperti, tra più o meno giovani, ma anche i giovani hanno un'esperienza importante nel campionato di A2, quindi una squadra matura che ha tenuto botta anche nei momenti difficili. È una squadra che è riuscita a portare a casa anche partite punto a punto ed è una squadra che per larghi tratti riesce ad esprimere, di fatto i numeri dicono questo, la miglior difesa della 2 e che è in grado anche di avere un andamento positivo per tutto l'arco del match. Però chiaramente questo non ci può far dormire tranquilli, perché la 2, soprattutto il girone, anche il girone del centro, è un campionato ed è un girone molto competitivo, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Parlando proprio di partite difficili e competitive, le prime due sono andate via subito in maniera, con 2 sconfitte insomma, contro Romagna e Cingoli. Sono ancora un obiettivo i playoff? Perché no? L'obiettivo è sempre quello di fare meglio, di migliorarsi e da terzi migliorarsi vuol dire arrivare quantomeno secondi, quindi continuare a scalare le posizioni in classifica. Cingoli e Romagna sono 2 squadre molto forti, sono 2 squadre composte da una rosa molto ampia, da rose molto ampie. Nelle prime 2 uscite non eravamo al completo, questo non è una scusa ma è un dato di fatto, e abbiamo perso di misura entrambe le partite. Indubbiamente loro hanno qualcosa in più di noi, hanno dimostrato di avere qualcosa in più di noi, vedremo quello che succederà perché il campionato è ancora molto lungo e può succedere di tutto.
Vediamo la classifica del girone B della Serie A2 maschile rapidamente per andare a vedere appunto come si è evoluta dopo la decima giornata. Cingoli sempre in testa, punteggio pieno, Romagna a 18 punti e poi appunto c'è Teramo. Pescara invece scivolata in settima posizione, divide il piazzamento con Chiaravalle. Prossimo turno anche qui con l'aiuto della grafica, perché per le due abruzzesi c'è la sfida in trasferta contro il Chiaravalle, lo scontro diretto proprio per la Hogan Pescara domenica, mentre Teramo va in casa della Follonica, un campo molto molto complicato. Restiamo in grafica e vediamo anche la Serie A2 femminile. Teramo al momento guida la classifica del girone D. Presidente, qui le chiedo una battuta sul ruolo della città di Teramo, lei che è profondo conoscitore della pallamano femminile. Teramo l'anno scorso è arrivata alle finals, una città che ha vinto scudetti, ha dato giocatrice alla nazionale, insomma, che si possa pensare di lavorare ad un progetto ambizioso a Teramo ci fa sempre naturalmente grande piacere. Ah, sicuramente sì, Teramo ha una grande tradizione, ma non solo per la mano femminile, insomma in generale nel mondo della pallamano maschile, femminile, Coppa Interamnia, quindi di tutto e di più. La pallamano femminile Teramo è sicuramente una delle accreditate al salto di categoria. L'anno scorso, diciamo, è stata abbastanza competitiva anche in occasione delle finals. Quest'anno non conosco bene un po' la rosa. So che diciamo, si è un po' rinforzata con qualche nuovo innesto. È arrivata Terenziani da Erice, ad esempio, tra le altre. Sì, che poi tra l'altro è una giocatrice che comunque ha fatto già il passaggio dalla 2 alla 1 con l'Erice, quindi ci sono tutti i presupposti affinché il Teramo femminile possa essere competitivo fino alla fine. Certo, recuperare una piazza come Teramo in Serie A1 femminile, ma anche maschile, sarebbe per il movimento della pallamano italiana molto interessante. Anche in questo caso strada piuttosto lunga comunque per centrare il salto di categoria con le finals appunto di fine stagione che assegneranno le promozioni nella prossima Serie A Beretta. Andiamo in Serie B, restiamo sempre in tema di pallamano abruzzese, perché in vetta ci sono due squadre appunto abruzzesi nel girone dell'area 6, girone che coinvolge anche le squadre marchigiane, a punteggio pieno Città Sant'Angelo e Teramo. Vediamo. Primato A2 e primato abruzzese nel girone Abruzzo Marche del campionato di Serie B. Complice il turno di riposo osservato dai marchigiani della Monteprandone, infatti il duo è composto da Città Sant'Angelo e Lions Teramo. Entrambe hanno mantenuto il proprio passo svelto e hanno ridotto il numero di residenti nel condominio dell'altissima classifica. Ambedue hanno vinto in trasferta, gli Orange con un largo 37-16 a Chiaravalle, i biancorossi allenati da Settimio Massotti grazie ad un netto 37-29 sulla sempre delicata campo del Cingoli. E proprio alla pala quaresima dovrà spostarsi ora il Città Sant'Angelo di capitan Samir Shakash, finalista della passata stagione tra le candidate all'assalto di categoria. La sfida di cartello però è quella tra Teramo e Monteprandone alla pala San Nicolò domenica mattina. Guarda alle posizioni nobili della graduatoria anche Chieti. I teatini di coach Alessio Savini contro il Cus Ancona vanno a caccia della terza vittoria in stagione. Turno di riposo per l'Handball Club Pescara. Questo era dunque il quadro di quello che ci attenderà, poi andremo anche a dare un'occhiata alle grafiche, dunque alla classifica al prossimo turno. Presidente, siamo entrati nel mondo dei campionati di area, dei campionati territoriali, che ci porta anche poi a parlare di pallamano giovanile in un periodo, lo ricordavamo già nella prima parte della nostra trasmissione, per niente facile per le associazioni sportive, per lo sport di base in generale. Da questo punto di vista come ha risposto la pallamano? Ha risposto benissimo. Noi abbiamo tenuto nella scorsa stagione in un momento veramente di grande difficoltà, abbiamo portato a termine tutti i campionati, chiaramente ci è venuto meno il promozionale, questo è stato il grande danno, fondamentalmente è stata la scuola e il promozionale, perché stavamo cominciando a sviluppare una buona progettualità su questo livello, e chiaramente esserci bloccati non solo l'anno scorso ma da un anno e mezzo a questa parte, e stentare ora a riprendere, perché comunque ci sono, permangono delle difficoltà, soprattutto il rapporto con la scuola
rimane abbastanza complicato, perché la scuola prima di tutto oggi deve pensare a riprendere a pieno ritmo le attività scolastiche e curriculari, quindi poi le attività sportive hanno sempre una corsia, ecco, diciamo, secondaria e laterale. Stiamo portando avanti una serie di iniziative anche all'interno dei progetti multidisciplinari di sport e salute, con un coinvolgimento ampio su tutto il territorio nazionale di un numero elevato di scuole. Speriamo che possiamo portarlo a termine. Due anni fa un analogo progetto molto interessante per noi fu bloccato proprio dalla pandemia e non abbiamo goduto magari dei risultati e dei ritorni di queste partecipazioni. Per quanto riguarda il settore giovanile agonistico, anche quest'anno i numeri sono stati molto molto incoraggianti, tutti i campionati stanno partendo, al momento non ci sono gare rinviate, quindi non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco di questi tempi e soprattutto mi fa piacere che il movimento abbia capito alcune indicazioni strategico-sportive che la federazione ha dato. Per esempio, una fra tutte, posso dire, il campionato di Serie B si sta un po' dappertutto svecchiando e quindi sta prendendo il posto della vecchia Under 19 / Under 20 regionale, perché poi questo livello di categoria è stato portato su base nazionale e quindi i campionati di Serie B servono per l'appunto a garantire il passaggio dalla fase giovanile alla fase senior per moltissimi giovani. La Lions Teramo, per esempio, è una squadra che dimostra questo, è una squadra B, una squadra fondamentalmente Under 19 e Under 20 che fa il campionato di Serie B per favorire la crescita dei suoi giovani. E dove peraltro sono state tante anche le presenze di Federico De Ruvo, uno degli atleti proprio del Campus Italia, che è stato nostro ospite la settimana scorsa. Sempre in termini di attività di base, rapidamente circoscrivendo il tutto a Chieti, all'attività del centro tecnico federale, sono davvero tanti i bambini che si vedono all'interno del centro tecnico, questo ci fa molto piacere, anzi la promessa è che ci andremo con le nostre telecamere per raccontarlo. No, è veramente un fenomeno, io non mi aspettavo così importante in tempi così brevi, soprattutto in questo periodo, ma è esploso completamente. Mi diceva ieri Torello, quando sono arrivato al palazzetto, che stanno continuando le richieste delle scuole sul territorio e quindi c'è anche una certa difficoltà ora a reperire spazi, orari, a dividerli, e tutto questo è molto bello e dimostra che quel discorso che abbiamo fatto prima sul centro federale nel tessuto economico, sociale e anche educativo di riferimento sta funzionando. Tra chi nel campionato di Serie B ambisce alla promozione c'è senza dubbio il Città Sant'Angelo, finalista l'anno scorso, quest'anno al momento a punteggio pieno. Abbiamo ascoltato proprio le ambizioni del club in maglia orange, ascoltando le parole del suo tecnico Marcello Gabriele. Bilancio per adesso positivo, perché ho visto una netta crescita nei ragazzi, sia a livello fisico che a livello di gioco. E continuiamo a lavorare per migliorarci sempre di più. Tra l'altro hai ereditato una squadra che l'anno scorso ha giocato la finale per la promozione, che è arrivata, diciamo, fino in fondo, quindi anche quest'anno probabilmente assieme a Monteprandone è la candidata principale per arrivare fino alla fine in alto in classifica. Voi che obiettivo vi siete posti per questa stagione? Obiettivo è sempre lo stesso: far crescere i ragazzi e cercare di vincere tutte le partite. Rispetto all'anno scorso abbiamo perso Loris, che è andato a Bologna, abbiamo perso Gianluca Di Tecco, che è andato ad Ancona, abbiamo Filippo Collelori, che è ancora fuori per infortunio, che per un intervento che ha dovuto fare e rientrerà forse per i playoff. Quindi è una squadra diversa rispetto allo scorso anno. I ragazzi si sono dovuti adattare. Chi prima giocava solo ad ala adesso
si sta allenando per dare rotazioni tra i terzini, quindi questo ci ha messo un attimo in difficoltà all'inizio, ma i ragazzi lavorando si sono messi a disposizione e ci siamo creati le giuste rotazioni per essere competitivi. Dove arriveremo non te lo so dire, noi continuiamo a lavorare e a cercare di vincere tutte le partite. L'importante è che creare le basi per il prima possibile tornare perlomeno in Serie A2 e restarci. Andiamo in grafica a vedere la classifica del Girone Abruzzo Marche del campionato dell'area 6, campionato di Serie B. Città Sant'Angelo e Teramo, come detto, al comando. Monteprandone a quota 6, a punteggio pieno per la verità, con una gara in meno. Chieti a 4, Falconara e Cingoli a 2 punti. Chiudono poi Handball Club Pescara, Chiaravalle e Cussancona a meno 1. Vediamo anche il prossimo turno, le gare che ci aspettano nel weekend del 4 e 5 dicembre. Si comincia con Chieti, Cussancona e poi tutte domenica Teramo, Monteprandone, Falconara, Chiaravalle e Cingoli, Città Sant'Angelo. Questo dunque il programma, e prima abbiamo visto la classifica del campionato di Serie B Abruzzo Marche. Siamo in chiusura, presidente Pasquale Loria, io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie a voi e bocca al lupo a tutta la pallamano abruzzese, penso ci rivedremo ancora perché mi capita spesso comunque di venire qui a Chieti e in Abruzzo per il centro federale. Ci rivedremo sicuramente per gli auguri di buon 2022 in occasione della partita Italia-Belgio con Sky, e quindi faremo un'altra grande festa della pallamano qui in Abruzzo. Assolutamente sì, vi racconteremo tutto questo e molto altro nella casa della pallamano. L'appuntamento è per la prossima settimana e l'augurio è quello di sempre. Buona pallamano a tutti.